Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato senza modifiche il disegno di legge della Giunta regionale riguardante l'istruzione per bambini da 0 a 6 anni. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. Il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni della Regione Umbria è stato aggiornato e allineato con la normativa nazionale con l'approvazione a maggioranza da parte dell'Aula di Palazzo Cesaroni del disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale. Il disegno di legge, illustrato in aula prima del voto dalla Presidente della Terza Commissione, Eleonora Pace, promuove contesti di cura, di relazione e di gioco, favorendo le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e superando, secondo una prospettiva inclusiva, disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. Il sistema integrato punta a promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, a sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie anche attraverso organismi di rappresentanza e percorsi di informazione, educazione, accompagnamento e supporto rivolti alle famiglie, a promuovere azioni volte ad assicurare la parità di accesso ai servizi educativi ed il contrasto alla povertà educativa anche in funzione della situazione economica delle famiglie e di altre situazioni di fragilità. Per garantire l'inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali sono previsti piani educativi personalizzati che tengono conto della condizione di disabilità e della situazione di svantaggio economico, sociale e linguistico. Prima del voto finale l'Aula ha respinto l'emendamento presentato da 7 consiglieri regionali di opposizione e relativo alla previsione del coordinatore pedagogico anche nelle strutture autorizzate. Approvazione unanime in aula per la mozione presentata dal consigliere regionale della Lega Valerio Mancini sulla riattivazione del Tribunale di Orvieto e delle sedi distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità dei presenti la mozione sulla riattivazione del Tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi, proposta dal consigliere regionale della Lega Valerio Mancini. Illustrando l'atto in aula, Mancini ha spiegato che la mozione arriva dopo la richiesta di aiuto da parte dei sindaci che hanno coinvolto in questa battaglia di civiltà giuridica i consiglieri regionali e i rappresentanti del governo. La soppressione degli uffici giudiziari di prossimità, secondo Mancini, ha fortemente penalizzato cittadini e imprese, sempre più in difficoltà per l'accesso ai servizi della giustizia, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività. A distanza di oltre 10 anni dalla riforma, secondo Mancini, appare chiaro che l'estensione geografica, le caratteristiche geomorfologiche di alcuni territori e l'oggettiva difficoltà di raggiungere gli uffici giudiziari da parte dell'utenza di riferimento costituiscono giuste ragioni per una revisione del sistema organizzativo delineato nel Decreto Legislativo 155 del 2012. Mancini in conclusione ha auspicato che, dato che si tratta di un tema di rilievo nazionale, che è sul tavolo del governo, unitamente agli sforzi della politica, anche gli ordini delle professioni legali facciano la loro parte a sostegno di questa battaglia fondamentale per i cittadini. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha respinto la mozione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Michele Bettarelli sulla stazione alta velocità Media Etruria. L'assessore ai trasporti Enrico Melasecche chiede che tutte le forze politiche siano unite per raggiungere questo importante obiettivo. Il servizio. La mozione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Michele Bettarelli intendeva impegnare la Giunta a compiere tutti gli atti necessari a favorire una decisione circa la realizzazione della stazione Medio Etruria alta velocità ferroviaria sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche del tavolo interistituzionale tra Ministero, Regione Umbria, Regione Toscana e Rete Ferroviaria Italiana, compiere tutte le azioni necessarie per giungere a una posizione condivisa con la Regione Toscana, presupposto indispensabile
legge nell'atto firmato da Bettarelli per la realizzazione dell'infrastruttura. Tenere costantemente aggiornata l'Assemblea legislativa circa le evoluzioni e le eventuali problematiche del procedimento in atto. In aula l'assessore ai trasporti Enrico Melasecche ha comunque confermato l'impegno della Giunta e ha invitato tutte le forze politiche a unirsi per conseguire l'obiettivo. Dobbiamo ottenere il massimo possibile, ha detto, nel momento strategico in cui siamo ora. La stazione Media Etruria l'ha tirata fuori la regione Umbria dopo che in passato si è litigato sulla posizione della stazione. Cerchiamo prima di ottenere dal governo la stazione, ha detto l'assessore, poi i tecnici individueranno la soluzione migliore. Intervenire sulla regolamentazione degli affitti brevi per prevenire spopolamento dei centri storici, caro affitti, rischio sicurezza, imprenditoria occulta e deterioramento dell'identità dell'Umbria. E c'è stato voto unanime anche in questo caso da parte dell'Assemblea legislativa dell'Umbria sulla mozione che hanno presentato i consiglieri Vincenzo Bianconi, Gruppo Misto, e Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle. Il servizio di Alberto Scattolini. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato, con il voto unanime dei consiglieri presenti, la mozione di iniziativa di Vincenzo Bianconi, Gruppo Misto, e Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, che chiedevano la regolamentazione degli affitti brevi per prevenire lo spopolamento dei centri storici, il caro affitti, il rischio sicurezza, l'imprenditoria occulta e il deterioramento della qualità e dell'identità dell'Umbria e della sua immagine turistica. Nello specifico, con l'approvazione della mozione, viene impegnato l'esecutivo regionale a manifestare al governo in tutte le sedi istituzionali ritenute opportune la richiesta di integrare e potenziare la normativa di riforma degli affitti brevi affinché sia garantita la tutela dell'identità dei centri storici, la sicurezza per gli utenti e cittadini, una concorrenza leale, contrastando il fenomeno del caro affitti e della carenza di alloggi. Porre in essere da subito, in concerto con gli enti locali, tutte le riforme della legislazione regionale e le misure di propria competenza. Predisporre e realizzare, in coordinamento con enti locali, forze dell'ordine, agenzie pubbliche, associazioni di categoria e ogni altro ente pubblico e privato ritenuto utile, un protocollo e programma di controlli specifici nell'ambito degli affitti brevi, finalizzato a garantire il rispetto della legalità per tutti a beneficio dell'intera comunità. Nell'illustrazione dell'atto, Bianconi ha sottolineato come le locazioni turistiche brevi rappresentano oggi un tema che sta cambiando anche la socialità all'interno di città e di piccoli borghi. Secondo indicazioni emerse da Banca Italia, ha spiegato Bianconi, si è passati a livello nazionale da 500.000 locazioni a 1.600.000, una situazione che genererebbe circa 11 miliardi di euro di fatturato. La regolamentazione deve rappresentare, ha detto, una priorità, trovando la migliore soluzione affinché i centri storici non diventino luoghi, tra l'altro, senza identità sociale. È gradito ospite nel nostro studio televisivo qui a Palazzo Cesaroni il difensore civico della regione Umbria, Marcello Pecorari, che torna dopo aver preso parte ad un'iniziativa molto importante che riguarda la difesa civica dei cittadini, questa volta però a livello internazionale, perché a Roma c'è stata una conferenza internazionale, mondiale, visto il numero dei paesi che vi hanno preso parte, proprio sul ruolo, sul ruolo del difensore civico nel mondo. Nella precedente trasmissione con l'avvocato Pecorari abbiamo discusso qual è il ruolo del difensore civico nella regione Umbria. Qui è un discorso appunto che riguarda il mondo, quindi che cosa è stato detto e quanti paesi anche erano presenti a questo incontro di Roma? Innanzitutto grazie dell'invito e della possibilità di spiegare ai nostri cittadini quello che è avvenuto a Roma. Si è trattata della prima conferenza internazionale svoltasi in Italia dei difensori civici. Vi erano circa 90 nazioni, oltre 80 difensori civici, più di 300 persone riunite tutte insieme in Parlamento per discutere di tutela dei diritti civili.
Si sono tenuti vari tavoli nei quali si è affrontato il problema dei migranti, il problema della digitalizzazione rispetto soprattutto alle persone svantaggiate che hanno una difficoltà di accesso agli strumenti informatici. Sono state sollevate questioni attinenti alla pace nel mondo, soprattutto in considerazione della situazione particolare che stiamo vivendo. E tutto questo è stato molto interessante perché ha consentito uno scambio culturale e anche di idee molto ravvicinato con paesi diversissimi tra di loro quanto a tradizioni giuridiche e modalità di affrontare la tutela dei diritti umani. La situazione certa però è che ovviamente la tutela dei diritti delle persone deve essere alla base di ogni ordinamento, per cui non possono essere accolte normative, prese di posizioni contrarie alla tutela dei diritti delle persone. Avvocato Pecorari, difensore civico della Regione Umbria, ma anche vicepresidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici. Lei ha coordinato in particolare in questi due giorni di incontri un tavolo sul diritto alla salute che è strettamente connesso quindi con l'attività del difensore civico. Certo, se mi permette due parole preliminari sul Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici. In assenza di un difensore civico nazionale, perché l'Italia non ha un difensore civico nazionale, questo ruolo viene svolto dal Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, di cui faccio parte in qualità di vicepresidente, che appunto affronta le tematiche più importanti per la difesa civile, dando un orientamento comune ai vari difensori regionali. Importantissimo ciò che mi ha chiesto però per la tutela del diritto alla salute. Come ha ricordato, ho presieduto il tavolo proprio relativo a questo argomento, cioè la tutela della salute. E il ruolo del difensore civico in questo caso potrebbe essere molto rilevante, perché la legge Balducci-Gelli riconosce la possibilità ai consigli regionali di attribuire al difensore civico il ruolo di garante del diritto alla salute. Diverse regioni l'hanno già fatto e io in occasione del convegno ho rivolto un invito diretto al presidente del coordinamento delle assemblee legislative regionali a far sì che anche le regioni che ancora non hanno adottato questo provvedimento facciano in modo che al difensore civico sia data questa ulteriore funzione che sarebbe molto importante per la tutela dei cittadini e del loro diritto alla salute. Una curiosità, avvocato, lei ha preso parte a questo tavolo con i difensori civici, all'estero si chiamano ombudsman, di Spagna, Italia, Ucraina, Bulgaria e Algeria, ma vedo paesi incredibili, Trinidad, Tobago, paesi africani, cioè in tutto il mondo comunque c'è una figura di questo genere. Sì, è molto diffusa la presenza di difensori civici nazionali, abbiamo detto che in Italia purtroppo non c'è, e anche locali. Per esempio in Spagna esiste il Defensor del Pueblo che ha un ruolo generale, ma poi le singole regioni, l'Aragona o altre, hanno dei loro difensori civici locali. Effettivamente vi erano anche nazioni nei quali la tutela dei diritti umani potrebbe essere migliorata, però erano rappresentate a loro volta da un difensore civico nazionale e questo ci dà speranza che le situazioni possano migliorare ovunque. Direi. Certo. Non bisogna mai dare per scontato che il pubblico capisca subito di che ambito stiamo parlando, quindi prima di congedarlo, avvocato, torniamo anche a noi, alla Regione Umbria, al suo ufficio qui. Le ultime notizie, si è sempre affluenza, cioè le persone si rivolgono a lei. Ricordiamo che la Regione ha previsto questo servizio che è assolutamente gratuito a favore della cittadinanza, quindi c'è un avvocato che si occupa di diritti dei cittadini. Certo. Come sta andando la sua attività? Ricordiamo preliminarmente che il difensore civico tutela i cittadini da abusi, ritardi, inefficienze della regione, ove vi siano ovviamente, e quindi è competente per tutte le materie regionali. L'affluenza è decisamente alta e in costante crescita. Abbiamo un'affluenza soprattutto di un'utenza debole, quindi persone che non sanno a chi altro rivolgersi, che non hanno la competenza per individuare subito gli uffici a cui far riferimento. Quindi il compito dell'ufficio del difensore civico è anche quello di orientare le persone, quindi molti contatti sono informali. Una cosa verifico,
che purtroppo nel tema dell'accesso agli atti, cioè della possibilità del cittadino di ottenere dall'amministrazione documentazione che la riguardano, ancora le pubbliche amministrazioni fanno fatica a capire che il diritto d'accesso è un diritto riconosciuto in via generale ai cittadini e che il mancato riconoscimento del diritto d'accesso costituisce un caso eccezionale, non opponibile al cittadino se non in ipotesi che gli amministratori conoscono. Quindi un invito alla massima trasparenza a tutte le amministrazioni rispetto anche ai documenti dei cittadini che detengono. Siamo ancora lontani, avvocato, dalla vera digitalizzazione di tutto il paese, perché se c'è difficoltà di accesso agli atti del cittadino, ma c'è difficoltà anche nei nostri uffici nell'accesso agli atti verso altri uffici, quindi la nostra tessera sanitaria, la card elettronica, la nostra tessera digitale, ne parliamo da molti anni, ma evidentemente è un problema grosso da risolvere. Purtroppo non ci siamo ancora. Non ci siamo, le ho detto che è stato motivo di discussione in un tavolo apposito quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione. È una grande difficoltà, soprattutto per le persone anziane, per i malati, per le persone con una ridotta capacità di accesso economico, sociale o anche culturale ai mezzi tecnologici. E questo costituisce una sorta di analfabetismo nuovo per queste persone, che le esclude dalla possibilità di usufruire di alcuni servizi e le mette in seria difficoltà. Non sa quanti anziani noi dobbiamo orientare e aiutare su cose teoricamente semplici, ma che per loro non lo sono, tipo lo SPID o l'identità digitale. Quindi è un invito a tutte le amministrazioni a essere vicine, a comprendere le difficoltà degli utenti in questa situazione. Vista la sua vicinanza ai cittadini, avvocato, la regia ha provveduto a mandare il numero di telefono da chiamare, certo, a chi rivolgersi, qualora interessati, qualora ce ne sia la necessità, e io penso che tante persone possono avere bisogno del suo operato. La ringrazio per le notizie che ci porta da Roma, Camera dei Deputati, questo convegno internazionale molto importante, e la invito naturalmente a continuare come sempre questo suo importantissimo ruolo all'interno della Regione Umbria. Grazie, buongiorno. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi, che chiede alla Giunta di inserire la figura professionale dello specialista in tecniche ludiche, Child Play Specialist, nel repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo. Potrebbe rappresentare un importante passo avanti dell'Umbria nel garantire in futuro la crescita di professionalità nel settore della ludoterapia e per offrire all'interno del servizio sanitario un importante sostegno ai bambini e alle loro famiglie. L'Assemblea ha anche approvato un'altra mozione di Carissimi, sempre all'unanimità, riguardante la diffusione di servizi e strutture che promuovano lo svolgimento dell'attività sportiva quale terapia complementare per i pazienti oncologici e affetti da malattie croniche. Approvata all'unanimità anche la mozione presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, che chiede alla Giunta di adempiere agli impegni e accelerare gli interventi per la strada provinciale 100 Pistrino-Fighille attraverso l'individuazione delle risorse e delle misure necessarie per l'ammodernamento di questa arteria. L'assessore Enrico Melasecchi ha confermato in aula che c'è stato un impegno importante nel condurre una serie di incontri per definire qual era il migliore intervento da realizzare in quel tratto. È stato firmato un protocollo d'intesa con la provincia e con il comune di Citerna, la regione ha predisposto il finanziamento. Approvata all'unanimità anche la mozione presentata dal consigliere regionale della Lega Manuela Puletti, che chiede un impegno per l'aumento della dotazione di personale da assegnare alla Polizia Stradale in servizio per l'Umbria. Manuela Puletti ha spiegato che la mozione impegna la Giunta ad attivare nelle sedi istituzionali che riterrà opportune le interlocuzioni necessarie affinché il numero di agenti e sovrintendenti in servizio presso le questure e i commissariati della Polizia Stradale dell'Umbria raggiunga un livello sufficientemente necessario all'adempimento delle funzioni assegnate.
Via libera dall'Assemblea legislativa anche alla mozione firmata dai consiglieri della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni circa la rivalutazione dell'importo annuale a carico dei taxi autorizzati all'accesso in area aeroportuale. Nello specifico viene impegnata la Giunta ad avviare con tempestività un tavolo regionale di confronto tra Regione, SASE, associazioni di categoria taxi per trovare la migliore soluzione in piena sintonia e accordo con la società SASE. Assicurarsi quindi che la società prenda in considerazione di rivedere l'importo annuale previsto. Due mozioni sono state ritenute valide, degne, considerevoli di approfondimento in commissione, quindi rinviate dall'Aula all'approfondimento specifico nella commissione competente. La prima l'ha presentata la capogruppo del Partito Democratico Simona Meloni, che intende impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché venga garantito quanto prima il rifinanziamento anche per il 2023 delle principali misure di sostegno all'affitto per i nuclei familiari indigenti, a partire dal Fondo Sociale per l'Affitto e dal Fondo per la Morosità Incolpevole, e attivarsi prevedendo lo stanziamento di risorse proprie del bilancio regionale qualora il governo non rifinanziasse i fondi di sostegno all'affitto. Deciso il rinvio in terza commissione consiliare anche per la mozione promossa dalla consigliera del gruppo misto Donatella Porsi, che mira a impegnare la giunta regionale a promuovere l'avvio di un progetto pilota per introdurre la figura di ostetrica di famiglia e comunità. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, è trasmesso sulle emittenti televisive e radiofoniche regionali. È disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.